Bene, siamo finalmente giunti al fatidico momento della migrazione dalla mia Open Hub 2.5 a questa nuova versione 3 che in questi mesi abbiamo sviscerato nelle sue caratteristiche principali. Intendo fare questa migrazione come un'installazione da zero, senza invece effettuare un aggiornamento, cosa che da documentazione si può sempre fare. Questo per permettermi di pulire un po' le mie varie configurazioni, quindi item magari non più utilizzati o item doppi, eccetera, e soprattutto riprogettare il sistema dal punto di vista del modello semantico, che è una delle principali caratteristiche e novità di questa versione 3. In questo video quindi vedremo principalmente la scaletta delle operazioni che andrò a fare per effettuare questa migrazione, sperando di non essermi perso nessun passaggio fondamentale. Partiamo quindi dall'andare a vedere diciamo gli step di alto livello che ho deciso di effettuare per fare questa migrazione. Quindi, prima cosa ovviamente è la preparazione del sistema, quindi dovrò mettere mano al mio Raspberry 4, che al momento è utilizzato nella versione di test di OpenHub 3 che abbiamo visto in tutti i video che ho registrato. Lo dovrò quindi formattare per poter installare da zero il sistema operativo di OpenHub, OpenAbian. Effettuato la formattazione e l'installazione di OpenAbian, andremo a installare e configurare i servizi aggiuntivi, che saranno di contorno a OpenHub stesso, come il broker MQTT, InfluxDB come database per la persistenza e tutto quello che ci verrà in mente. Quindi, una volta installati i servizi fondamentali e con un'istanza OpenHub pulita in esecuzione, andremo a progettare e creare il nostro modello semantico. Quindi, fondamentalmente, creeremo i piani e le stanze della nostra casa, dove poi andremo ad aggiungere tutti gli item per il controllo del sistema. Finito quindi il modello semantico, quindi preparati tutti i contenitori dei nostri item, andremo a effettuare la vera e propria migrazione degli item da OpenHub 2 a OpenHub 3. E questo sarà lo step più impegnativo perché bisogna prendere tutti gli item che ho creato e che voglio mantenere nella versione OpenHub 2 e li devo ricreare in OpenHub 3. Poi andremo a installare dei servizi a supporto che non sono necessari per il funzionamento di OpenHub 3, però possono essere di aiuto, come ad esempio il sistema di backup dell'installazione di OpenHub 3 e dei database di InfluxDB, e poi andrò a ripristinare il vecchio Raspberry 3 dove adesso sta girando OpenHub 2, lo formatterò per installare Grafana, perché preferisco tenerlo separato dal Raspberry principale per alleggerirlo, e poi installerò un'istanza di OpenHub 3 di test, magari con Docker, per permettermi di fare delle prove prima di passare delle modifiche nell'istanza di, chiamiamola, produzione. Poi arriva la parte più interessante dal punto di vista utente, perché una volta configurato tutto il sistema con tutti gli item funzionanti che ci permettono di gestire il sistema, andremo a creare le diverse interfacce utente, andando a esplorare principalmente la nuova interfaccia utente di OpenHub 3, la main UI, che potrebbe tornare utile sia come interfaccia mobile che come interfaccia desktop. Ovviamente poi ci sarà sempre l'app nativa che si interfaccerà alle sitemap di OpenHub. E poi varie ed eventuali, se ci dovesse venire in mente qualcosa, lo aggiungeremo in coda. Ok, quindi adesso approfondiamo nel dettaglio i singoli step, partendo dal primo che è la preparazione del sistema. Quindi, ovviamente, la prima cosa è scaricare la versione di OpenHub 3 che vogliamo installare. Probabilmente metterò la Milestone perché è una via di mezzo tra la versione stable, che però è molto indietro con gli aggiornamenti, e la versione snapshot, dove invece ci sono gli ultimissimi aggiornamenti, ma che però non è ritenuta stabile. Giusto nel video scorso mi sono imbattuto in un baco abbastanza fresco sulla versione snapshot di OpenHub 3 che riguardava le notifiche inviate via mail, che poi è stato risolto, però comunque è sempre meglio
evitare di installare delle versioni baccate su un ambiente di produzione, quindi io penso che mi scaricherò la Milestone, scaricherò la versione OpenAbian, nel senso che non userò Docker per installare OpenAb 3, mentre per tutto il resto penso che userò Docker. Non userò Docker, ma utilizzerò l'immagine del sistema operativo configurato e ottimizzato per OpenAb, che è OpenAbian. Poi lo step successivo sull'attuale Raspberry 4, dove sta girando, oltre l'istanza di test di OpenAb, sta girando l'InfluxDB di produzione, perché OpenAb 2 sta scrivendo su questo DB, quindi lo stopperò e ne farò il backup. Questo perché ho bisogno di formattare il Raspberry 4 per installare OpenAbian come immagine su USD e i vari aggiornamenti. Quindi diciamo che questo è lo step proprio di installazione di OpenAb, perché col sistema operativo OpenAbian viene dato già configurato e funzionante una versione di OpenAb 3. Poi vedremo come switchare i branch di aggiornamento tra stable e milestone in base alla versione che poi avremo deciso di utilizzare. Successivamente installeremo Docker e Portainer, che è l'interfaccia web per gestire i container Docker in maniera un pochino più comoda, e così ci predisponiamo per l'installazione di tutti gli altri servizi. Quindi iniziamo a installare InfluxDB 1.8, perché la versione 2 non mi sento ancora di installarla in un ambiente di produzione, quindi installeremo InfluxDB 1.8 su Docker. E poi, una volta creato il database di OpenAb, che siamo ancora su OpenAb 2, importeremo i dati di cui abbiamo fatto il backup precedentemente. In questo modo abbiamo ripristinato il nostro Raspberry 4, l'abbiamo formattato, abbiamo installato sopra OpenAbian pulita e abbiamo ripristinato il nostro database in modo tale che l'attuale OpenAb 2, che sta ancora funzionando, ci possa di nuovo scrivere. Ovviamente, come ultimo step, una volta installato e importati i dati di InfluxDB, faremo un controllo del sistema, controllo generale. Vedremo che OpenAb 3 funzioni correttamente, che OpenAb 2 stia scrivendo sul database Influx e che funzioni Docker con Portainer. Passiamo allo step di installazione, configurazione servizi. Quindi installeremo sempre tramite Docker il broker MQTT Mosquito e lo teniamo in parallelo all'attuale broker che sta girando con OpenAb 2 sull'altro Raspberry, anche perché per fare lo switch poi dobbiamo cambiare i puntamenti di tutti i device che usano MQTT, quindi sarà una cosa da fare successivamente. Poi creeremo su InfluxDB un nuovo database dove andremo poi a scrivere i dati di persistenza del nuovo OpenAb 3. In questo modo tengo i due database separati. Ovviamente l'obiettivo finale sarà quello di averne uno solo per OpenAb 3, portandosi dietro tutti i dati che aveva già gestito OpenAb 2, per quello che precedentemente ho fatto il backup e il ripristino. Poi configuriamo su InfluxDB le retention policy e le continuous queries per mantenere un set di dati coerente come profondità nel tempo. Avevo fatto un video precedentemente con la configurazione, come si utilizzano le retention policy e le continuous query, quindi applicheremo quei concetti alla nostra installazione. Una volta creato il database Influx per OpenAb 3 e configurato con le retention policy e le continuous queries, lo andremo a rendere il database di persistenza di OpenAb 3. Verificheremo che tutto il sistema di persistenza funzioni e quindi creeremo un item di test su OpenAb 3 e, mandando dei valori, andremo a vedere se vengono create le relative tabelle e popolate con i relativi dati su InfluxDB. Passiamo alla creazione del modello semantico, che sarà lo step successivo. Quindi andremo a creare le aree della nostra casa, quindi giardino e casa interna, i piani, quindi noi avremo piano terra, primo piano e seminterrato, e poi le varie stanze per ogni piano. Applicheremo tutti i concetti del modello semantico e questo sarà anche uno step in cui si perderà molto tempo, perché è fondamentale farlo bene. Creando un modello semantico corretto, l'interfaccia di OpenAb si autoconfigura in maniera opportuna per permetterci di utilizzare il sistema senza dover mettere troppo a mano la configurazione delle interfacce stesse. Lo step fondamentale è la migrazione degli item da OpenAb 2 a OpenAb 3.
Quindi una volta creato il modello semantico, abbiamo tutti i nostri contenitori, i gruppi, che alla fine il modello semantico non è nient'altro che un insieme di gruppi con dei tag particolari che permettono a OpenHub 3 di capire di che cosa stiamo parlando con quel gruppo. Quindi una volta creati questi gruppi, abbiamo a disposizione i contenitori in cui andremo a creare i nostri item. Oltre ai gruppi semantici che abbiamo creato prima, quindi le stanze, i piani, le aree della casa, andremo a creare anche dei gruppi di paralleli, trasversali, da un punto di vista logico per raggruppare, per dire, gli oggetti dello stesso tipo. Ad esempio tutte le luci del primo piano, tutte le luci del secondo piano, in modo tale che possiamo interagire con questo gruppo di item direttamente con un unico comando. Questa è una cosa che avevo già fatto su OpenHub 2, perché effettivamente rende molto più semplice l'interattività con il sistema. Quindi per migrare gli item andremo a disattivare gli item sulla vecchia versione di OpenHub. Andremo a installare su OpenHub 3 l'addon All Binding che mi serve per gestire quell'item che sto migrando. Creerò il relativo equipment point sfruttando i channel delle nostre Think che andremo a creare per i nuovi item. E quindi poi cambieremo, se l'item lo gestisce, il puntamento al broker MQTT. Così, man mano che migriamo gli item da OpenHub 2 a OpenHub 3, andremo a iniziare a utilizzare il nuovo broker MQTT. Quindi poi andremo a inserire gli item in una sitemap di test, giusto per vedere che tutto funzioni. Ultimo step, andremo a controllare che i dati di persistenza del nuovo item che abbiamo migrato vengano scritti sul database dedicato a OpenHub 3. Servizi e supporto. Allora, ovviamente è sempre meglio avere una procedura di backup automatica, magari giornaliera, che mi permette di salvare le configurazioni esternamente al nostro Raspberry e salvare anche i dati di persistenza di InfluxDB. Così, in caso di problemi all'SD o al sistema in generale, noi abbiamo comunque sempre un punto di ripristino recente per essere anche rapidi a ripartire con un sistema funzionante. Se non sbaglio, ma non ho ancora approfondito, OpenAbian ha incluso un sistema di backup automatico, quindi proveremo a vedere se può fare al caso nostro. Poi, una volta migrato tutto OpenHub 2, OpenHub 2 non dovrebbe più servirci, quindi il nostro Raspberry 3 può essere formattato per creare l'ambiente di test e installare i servizi aggiuntivi secondari. Quindi installeremo sul Raspberry 3, dopo averlo formattato, Docker e Portainer, come abbiamo fatto sul Raspberry 4, e installeremo sempre tramite Docker Grafana, che è uno strumento di creazione di dashboard molto molto efficace e che interagisce bene con InfluxDB. Quindi tramite Grafana avremo delle dashboard su web per la visualizzazione di grafici e indicatori. E poi installiamo OpenHub 3 con Docker, in modo tale da essere un pochino più comodi nella gestione di un eventuale ripristino, visto che è una versione di test che voglio usare, magari avrò bisogno ogni tanto di ripristinarla. Andiamo avanti con le interfacce utente. Quindi creeremo le dashboard su Grafana, come abbiamo detto prima, quindi tutta una serie di grafici e indicatori che ci permettono di tenere monitorato il nostro sistema. E poi andremo a esplorare le diverse interfacce grafiche che ci permettono di controllare OpenHub. La nuova main UI, che non ho, in teoria non la conosco bene, ma sembra essere valida sia lato mobile che lato desktop. Poi abbiamo il noto Hub Panel per la creazione di pannelli di controllo, magari da appendere al muro tramite tablet. Io infatti ne ho uno attualmente che sto usando per OpenHub 2. E poi la creazione delle classiche sitemap, principalmente per l'interfacciamento con l'app nativa. Anche se non ricordo male, ma l'app nativa permette anche di interagire con la main UI. Comunque lì sarà tutto una cosa che devo approfondire, perché non ci ho mai perso troppo tempo. Varie ed eventuali, vabbè, le varie integrazioni con gli assistenti vocali, qualcosa abbiamo visto nei video precedenti, quindi per permetterci di controllare con la voce gli item di OpenHub o anche eventualmente utilizzarli
come altoparlanti per delle routine. Poi appunto creeremo delle rule, delle routine per automatizzare il sistema. Penso che sia uno dei punti più importanti per un sistema di home automation, quella della creazione delle rules e delle routine. Poi creeremo delle rule di controllo, che attualmente ne abbiamo già su OpenHAB 2, come ad esempio il controllo del gas. Scusate, qua c'è un errore. Rieccoci qua. Quindi dicevo, la creazione di rules di controllo, come ad esempio il controllo della soglia di gas oppure del consumo di energia se il carico totale supera i 3 kW per un tot di tempo. Sono controlli che ho già in OpenHAB 2, li andrò a ricreare su OpenHAB 3. Poi la gestione di notifiche su mobile, tendenzialmente per gestire delle notifiche scatenate dalle rules di cui abbiamo parlato prima, e vedremo qual è il sistema migliore che vogliamo utilizzare per mandare le notifiche tra quelli che conosciamo. Avevo fatto dei video anche in relazione a quali sono i vari sistemi di invio notifiche push, a partire dall'app ufficiale a Telegram o alla semplice email, e poi ovviamente tutto quello che mi verrà in mente. Sicuramente mi sono perso qualche passaggio e man mano che andrò avanti con la migrazione mi ritarerò e aggiornerò questa scaletta. Sarà sicuramente lunga perché comunque sono 7 step, macro step, che contengono tutta una serie di attività. Il tempo a disposizione non è sempre tantissimo, però spero di arrivare alla fine prima che esca OpenHAB 4, altrimenti poi come arrivo alla fine devo ricominciare. Quindi giusto per fare un recap, questa è la situazione attuale. Quindi abbiamo un Raspberry 4 che è il serverino che attualmente ospita la versione di test di OpenHAB 3, quella che abbiamo visto in tutti i video che ho fatto, e l'InfluxDB di produzione. Nell'area di test di OpenHAB 3 abbiamo installato i vari servizi Mosquito e Grafana, mentre il vecchio Raspberry 3 e l'attuale versione di produzione di OpenHAB 2 con il suo broker MQTT e la sua dashboard Grafana. L'unica cosa in comune che hanno l'OpenHAB 2 e il 3 è l'InfluxDB. La versione futura, se mai ci arriverò, sarà questa. Quindi nel Raspberry 4 avrò il mio OpenHAB 3 di produzione col suo broker MQTT e l'istanza InfluxDB. Nel Raspberry 3 avrò Grafana, sempre come diciamo versione di produzione che leggerà i dati dell'InfluxDB, e poi avrò la mia istanza di OpenHAB 3 di test su Docker. Poi vedrò se mettere anche un suo broker MQTT dedicato e anche un suo Grafana, oppure se utilizzare quelli di produzione, tanto non dovrebbe essere molto invasivo. Bene, detto questo, mi auguro da solo buona fortuna, spero di non metterci troppo tempo e cercherò di documentare il più possibile tutto quello che farò, perché spero che possa tornare utile a chi deve fare il mio stesso mestiere. Ci vediamo primo step di installazione di OpenHAB 4.